La sleep endoscopy, step by step. Vediamo in questa relazione di scomporre la sleep endoscopy nei suoi momenti cruciali, in modo da renderne agevole l'esecuzione da parte di tutti. Così come risulta da una recente revisione della letteratura, nessuna delle metodiche di indagine attualmente in uso è in grado di consentire un'identificazione precisa e standardizzabile dei siti ostruttivi. Il Gold standard strumentale per definire i siti di collasso e di vibrazione nel paziente apnoico è rappresentato pertanto dalla sleep endoscopy o endoscopia in sonno. L'indagine cardine per programmare ed eseguire la sleep endoscopy è la polisonnografia, ma tra tutti i parametri, quale da prendere maggiormente in considerazione per l'esecuzione della sleep endoscopy? I principali indici respiratori che occorrono per l'esecuzione della sleep endoscopy sono veramente pochi. L'HI supino e non supino, per farci un'idea della posizione da stressare. Quindi meglio ancora se abbiamo l'HI per ogni lato. La saturazione media e minima o nadir raggiunta durante la notte dal paziente, perché nel corso della sleep endoscopy occorre rimanere tra questi due valori. Sappiamo anche che ci sono alcune tipologie di tracciati flussimetrici nasali che ci possono far sospettare specifiche sedi di ostruzione e teniamone conto. Avere una cefalometria per la valutazione dello scheletro cranio-facciale ci può indirizzare ulteriormente sulla sede dove andare a ricercare maggiormente il collasso. Ad esempio, sospettare un'ostruzione ipofaringea quando abbiamo un MPH, cioè distanza ioide-mandibola, aumentato, un PAS, cioè spazio tra base lingua e parete faringea posteriore ridotto, o una micrognazia-retrognazia. L'esame viene eseguito in sala operatoria. Ha una durata in genere di 10 minuti, ma bisogna osservare almeno 3 cicli di apnee e il paziente viene dimesso poche ore dopo la procedura. L'assetto per l'esecuzione dell'endoscopia in sonno, sleep endoscopy, prevede: paziente preferibilmente nel proprio letto di reparto, trasportato in sala operatoria, in posizione supina e poi elevando il tronco di 30 gradi e ruotando la testa o l'intero corpo nelle ossa posizionali. Un sistema di videoendoscopia, preferibilmente con un sistema di registrazione sia video che audio, per poter rivedere successivamente gli esami, meglio se sullo stesso monitor compaiono tutte le tracce che ci interessano. Monitoraggio anestesiologico, ECG e saturazione di ossigeno, cercando di rimanere tra i valori medi di PO2 e nadir della PSG. BIS, che misura i potenziali corticali spontanei e monitorizza la profondità del sonno, cercando di mantenersi tra 50 e 70, considerando che 100 è la situazione di veglia e sotto i 50 è sedazione profonda. Per migliorare la qualità dell'esame, si può adoperare un sistema infusivo computerizzato, TCI, che permette il mantenimento di una condizione di sedazione stabile, evitando sovradosaggi. Il monitoraggio PSG per collegare con esattezza l'evento apnoico-ipopnoico con il collasso evidenziato all'endoscopia. Escludere eventuali apnee centrali, come ad esempio accadono quando si sovraccarica il dosaggio di propofol. Un simulatore di dispositivo di avanzamento mandibolare, dei MAD, per poterne predire l'efficacia con maggiore esattezza. Pertanto, si pratica una videorinofibrolaringoscopia in veglia con paziente supino per una valutazione innanzitutto statica, ossia un'osservazione delle caratteristiche anatomiche delle riere superiori. In questa fase prestare particolare attenzione a quelle che sono
le caratteristiche anatomiche delle fosse nasali, come in questo momento siamo arrivati con l'endoscopio il rinofaringe. Si scende in orofaringe e quindi spessore e ptosi del palato molle, larghezza del palato occhio, perché in linea generale più stretto è il palato osseo e peggiore il risultato delle faringoplastiche laterali. Pattern base linguale, ossia linfatico, e quindi paziente candidabile ad esempio a risezione con chirurgia robotica o riduzione con tecnica radiofrequenza, oppure un pattern base linguale di tipo muscolare e quindi paziente candidato a MAC o avanzamento chirurgico. Nella valutazione statica considerare anche la scala di Friedman, che può dare indicazioni circa la sede di collasso. Lo score viene calcolato osservando il piano del dosso linguale e il profilo del palato molle a bocca aperta e con la lingua adagiata sul pavimento orale. E se ne identificano 4 gradi. Classe 1, facile visualizzazione di tonsille, pilastri palatini, palato molle ed ugola. Classe 2, visualizzazione di ugola, pilastri tonsillari e polo tonsillare superiore. Classe 3, visualizzazione solo del palato molle della base dell'ugola. Classe 4, il palato molle non è visibile, visibile solo il palato duro. Sestadiazione tonsillare, grado 1 intraveliche, grado 2 appena debordanti il pilastro anteriore, fino a 50% dello spazio tra i pilastri, grado 3, le tonsille occupano dal 50 al 75% dello spazio tra i pilastri anteriori, grado 4, occupano più del 75% dello spazio tra i pilastri. Minore è lo score di Friedman e maggiore il grado di ipertrofia tonsillare, maggiore sarà la probabilità di successo chirurgico per gli interventi diretti sull'orofaringe. Maggiore è lo score di Friedman, minore l'ipertrofia tonsillare e minore sarà la probabilità di successo chirurgico per gli interventi diretti sull'orofaringe. E bisogna indagare maggiormente sul ruolo di ipofaringe e base della lingua. Si passa poi ad una valutazione dinamica, ossia della collassabilità delle vie aeree superiori, in particolare a livello retto palatale e retto linguale, attraverso alcune manovre specifiche. Questa è la manovra fluida, che consiste nel far eseguire al paziente una profonda ispirazione a bocca e naso chiuso, in modo da assicurare la condizione di apnea. Ci si pone dapprima con la punta del filoscopio a livello delle coane per valutare la regione retto palatale e poi al margine libero del palato molle per valutare la regione retto linguale. Si invita poi il paziente a simulare il fissamento a bocca chiusa e l'endoscopia si possono isolare siti di vibrazione, prevalentemente a livello del palato molle. Ed ancora la manovra di avanzamento mandibolare attivo per comprendere quanto spazio può essere guadagnato a livello retrolinguale con una trazione anteriore attiva della mandibola. Si passa poi all'induzione del sonno. Si tratta di un sonno indotto da farmaco, in genere il propofol, anestetico ipnotico, di aspetto lattiginoso e siccome da amnesia viene chiamato latte dell'amnesia. Il propofol si pone attualmente come il farmaco più indicato per la rapidità di insorgenza dell'effetto sedativo, inferiore a minuto, ed è risveglio dai 3 ai 10 minuti. Il suo utilizzo è autorizzato solo da medici specialisti in anestesia. La sedazione può essere realizzata utilizzando il propofol con la tecnica a boli refratti, nella quale lo schema più usato prevede un primo bolo a dosaggio pieno,
1 mg per chilo del peso corporeo ideale, seguito da bolidi 0,2-0,3 mg per chilo ogni 2 minuti fino a quando il paziente non si addormenta e si fa almeno 2 cicli di apnea ostruttiva. Esiste la possibilità di utilizzare il propofol con un sistema infusivo computerizzato, TCI, permettendo il mantenimento della condizione di sedazione raggiunta per più tempo, evitando sovradosaggi e consentendo una maggiore standardizzazione e riproducibilità tra differenti operatori. Si inizia con 2,5 microgrammi per millilitro a sito effettore ed ogni 2 minuti si aumenta di 0,5 microgrammi per millilitro a sito effettore. Per ogni distretto si valuta come in veglia il grado di collasso o di vibrazione ed il pattern di ostruzione. Si aggiunge in sonno una sede non valutabile in veglia, che è la laringe. Diversi sono i sistemi che permettono di stadiare i reperti riscontrati all'endoscopia in sonno, alla stregua del sistema TNM dei tumori, in particolare il sistema NOHL e il sistema VOT. In slip endoscopy si possono evidenziare i siti responsabili della vibrazione e del conseguente russamento. Nella maggior parte dei casi, il russamento è determinato da palato e pareti laterali del faringe. Non sempre il sito di vibrazione coincide con quello del collasso. E veniamo ai collassi responsabili delle apnee. In questi filmati vengono riprodotte le 3 tipologie di collasso evidenziabili in sede retropalatale, ponendosi con l'endoscopio a livello delle coane. In questa sede in veglia il collasso circolare è quello più frequentemente evidenziabile. In questi altri filmati proponiamo le 3 tipologie di collasso evidenziabili invece in sede orofaringea e retrolinguale, ponendosi con il fibroscopio a livello del margine del palato molle. In questa sede in veglia il collasso trasversale è quello più frequentemente evidenziabile. Durante la slip endoscopy, il pattern di collasso resta in genere sovrapponibile a livello retropalatale di tipo circolare, mentre a livello retrolinguale tende a diventare in prevalenza antero-posteriore. Alla slip endoscopy si evidenzia in oltre il 20% dei casi il collasso dell'epiglottide, antero-posteriore prevalentemente, ma possibile anche latero-laterale, potenzialmente responsabile del fallimento della CPAP. La visione transorale può essere utile per determinare quanto il collasso del palato sia primario, quanto sia secondario alla lingua che spinge. La manovra di apertura e chiusura della bocca permette di valutare quanto a bocca chiusa, ad esempio dopo aver rimosso le cause di un'ostruzione nasale, si riesce ad aumentare lo spazio retrolinguale. Ormai è assodato che la slip endoscopy aumenti la predittività di efficacia nella prescrizione dei MAD. Fino a poco tempo addietro, per cercare di predire l'efficacia degli oral appliance o MAD nel trattamento delle OSAS, si usava esclusivamente la manovra di pull-up mandibolare durante le apnee. Occorre spingere la mandibola fino al 70% della massima protusione tollerabile da sveglio, avanzando massimo di 1 cm senza sblocco articolare. La massima efficacia del MAD è per le manovre che risolvono il collasso completamente a tutti i livelli per un avanzamento massimo di 1 cm. Una possibile critica a tale manovra è che non è riproducibile e non è titolabile,
e inoltre non tiene conto del grado di apertura verticale durante la chiusura della bocca. È per questi motivi che è preferibile eseguire la slip endoscopy con l'ausilio di dispositivi di simulazione dei MAD registrati preoperatoriamente alla massima protusione confortevole per il paziente. Questo dispositivo viene posizionato prima della somministrazione endovenosa dei farmaci sedativi per evitare di svegliare il paziente. Pertanto la prima fase della slip endoscopy consiste nel valutare le dimensioni e il comportamento delle vie aeree superiori con il MAT. Ed ecco qui una slip endoscopy in sonno con il MAD. Il paziente ha indossato il dispositivo prima della somministrazione endovenosa dei farmaci sedativi, pertanto questa prima fase della slip endoscopy rappresenta la valutazione delle dimensioni e il comportamento delle masse con il MAD. Vedete in questo momento è stato rimosso il MAD e vedete come la lingua tende a cadere posteriormente e a chiudere lo spazio respiratorio determinando l'apnea, cosa che non succedeva con il MAD in sede, nonostante una base della lingua ipertrofica. Questo era il momento in cui il MAD era in sede. E questo che abbiamo visto è il momento in cui il MAD è stato rimosso. Veniamo alla slip endoscopy, riepiloghiamo il tutto. Si applica il polisonnigrafo, la fascia toracica, la fascia addominale, il cuore dell'apparecchio posizionato al centro del petto, le cannule nasali per valutare il flusso aereo, il saturimetro a dito per la saturazione di ossigeno. Abbiamo pertanto la possibilità di registrare con questo apparecchio la posizione del paziente, l'escussione toracica e addominale, il flusso aereo nasale, la saturazione di ossigeno, la frequenza cardiaca. Si passa poi all'applicazione del BIS, che misura la profondità della sedazione, un valore tra 50 e 70 abbiamo detto che correla con la sedazione ideale per osservare i fenomeni di collasso. E passiamo alla fase operativa della slip endoscopy. L'operatore dà l'ok all'anestesista per avviare la somministrazione del farmaco sedativo. Vediamo la collocazione della colonna endoscopica, il polisonnigrafo, il BIS. In questo momento c'è un'apnea centrale, però, perché sia toraci che addomi sono fermi. Si sta rimuovendo un po', è quello dell'addome. Si muove, si sta approfondendo e quindi mo si sta facendo una preostruttiva nonostante il MAD, nonostante il MAD tende a collassare, però è ostruttiva l'apnea perché torace e addome, vedi, si muovono torace e seconda e terza che c'è circolare, quindi in realtà nonostante l'avanzamento chiude sotto, fa quindi sopra, ancora sopra, chiude. Allora, l'odontoiatra ha detto che è al massimo della prescrizione con l'aria. Tutti di questo c'è solo l'intervento. Vogliamo girarlo un pochettino con la laterale, con la testa. Sì, ci facciamo tutti due lati. Blocca il flusso nasale di prima, mettiamolo vicino con la testa,
fatto le strutture, ecco, questo è scomparso e i movimenti toracico-domici sono ancora. Guarda là, si chiude proprio in posizione supina. Allora, spostalo dalla tutore. Sposto, si apre. Si apre e vi compare il flusso. Si passa alle stesse valutazioni senza va. Di quanto è avanzato? E si blocca. Per poco, guarda, sto avanzando di pochissimo. Non è molto forzato, quindi è stato di quello. Che quel nard non abbia cosa. E che il flusso è perfetto, guarda là. Qualcosa non va in mano. Rinasce. Non è così. Rinascia e vedi. Rinascia. Chiude proprio. Sì. Chiude il flusso saltiero. Vogliamo riposizionare? Sì. La posizione okay, mettiamo i supini, supino si chiude di nuovo. Non ci dimentichiamo prima della procedura del consenso informato, che deve essere ad hoc, nel quale occorre spiegare dettagliatamente la procedura e la sua finalità, gli eventuali, seppur rarissimi, effetti collaterali, quali lievi epistassi, edemi locali, lesioni di elementi dentali, soprattutto se si usano simulatori MAT. Terminata la slip endoscopy, o meglio ancora in corso d'opera da parte di un collaboratore, occorre riportare tutti i dati acquisiti, anagrafici, dati polisonografici, esame obiettivo da sveglio e insonno, le varie manovre praticate con i loro risultati, l'eventuale utilizzo del MAD ed il suo effetto. Soprattutto cercate di formulare subito una proposta terapeutica che poi si potrà andare a ridiscutere. Take home message. Quantificazione visiva della chiusura. Spesso lo stesso operatore, rivedendo lo stesso esame, fa una valutazione diversa. Conoscenza non solo della procedura, ma di tutti i trattamenti disponibili, in modo da offrire al paziente veramente tutte le principali soluzioni possibili, anche se non eseguite nel proprio centro. Seguire sempre le linee guida e paragonare sempre i propri risultati con quelli della letteratura. Un ringraziamento a tutti e da parte anche dei collaboratori di tutte le strutture sanitarie nelle quali eseguiamo regolarmente questo tipo di procedura.